fa tenerezza immaginare la coppia di Nazareth incedere timidamente negli ampi spazi del ricostruito tempio. Sono lì ad assolvere un gesto di obbedienza secondo la legge mosaica, un rito che ricorda che la vita appartiene a Dio e a Lui ne va riconosciuto il dono. Gesù obbedisce alla legge, è offerto al Padre, è donato da subito e quel gesto si ripeterà infinite volte nella sua luminosa vita. Gesù è e resta dono, diventa dono al Padre che ne fa dono all'umanità. In questa logica del dono oggi desideriamo fortemente fare della nostra piccola vita un'offerta a Dio. Da Lui l'abbiamo ricevuta, a Lui vogliamo donarla. Ciò che siamo sia utile alla realizzazione del Regno, ci aiuti a fare di ogni gesto, di ogni giorno, un atto consapevole di amore verso Dio e il suo progetto di salvezza. Del profeta Malachia. Così dice il Signore Dio: Ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me, e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate, e l'angelo dell'alleanza che voi sospirate, eccolo venire, dice il Signore degli eserciti. Chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è come il fuoco del fonditore, e come la lisciva dei lavandai. Siederà per fondere e purificare l'argento, purificherà i figli di Levi, li affinerà come oro e argento, perché possano offrire al Signore un'offerta secondo giustizia. Allora l'offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà gradita al Signore come nei giorni antichi, come negli anni lontani. Dal Vangelo secondo Luca. Quando venne il tempo della loro purificazione, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore. Come è scritto nella legge del Signore, ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o di giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora, a Gerusalemme, c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e timorato di Dio, che aspettava il conforto di Israele. Lo Spirito Santo che era su di lui gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Messia del Signore. Mosso dunque dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori riportavano il bambino Gesù per adempiere la legge, lo prese tra le braccia e benedisse Dio. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi han visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e parlò a Maria sua madre. Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l'anima. C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età. Aveva vissuto col marito 7 anni dal tempo in cui era ragazza, era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero tutto compiuto secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui.
Chi ha conosciuto Gesù non teme più nulla. E potremmo ripetere anche noi le parole del vecchio Simeone, anche lui benedetto all'incontro con Cristo, dopo un'intera vita consumata nella testa. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. In quell'istante, finalmente, non avremo più bisogno di nulla, non vedremo più in maniera confusa, non piangeremo più inutilmente, perché tutto è passato, anche le profezie, anche la conoscenza. Ma l'amore no, quello rimane, perché la carità non avrà mai fine.